Buonasera a tutti. Allora, cercherò di essere breve, anche se cose da dire ce ne sarebbero tantissime. In questo anno di attività di 23esima strada ne abbiamo viste di cotte e di crude e finalmente posso annunciare che giorno 23 dicembre uscirà Nemo. Avete sentito tutti parlare di Nemo, sicuramente su Facebook, perché vi abbiamo tempestato di video, di fotografie, solo che alcuni non sanno di che cosa si tratta, altri invece lo sanno perché già ci seguono. Partiamo dal principio. 23esima strada nasce circa un anno fa. Cosa volevo fare io con 23esima strada? Volevo raggruppare molte persone come me che hanno la passione della fotografia, dei video, della recitazione, della musica, per creare una produzione, diciamo cinematografica, tra virgolette, indipendente. Realizzare film, cortometraggi e tutto quello che si può realizzare con una telecamera. Noi già esistiamo dal 2011 come Studio 23, ma Studio 23 si occupa degli artisti e della musica, quindi dalla registrazione ai videoclip alla grafica e tutto ciò che riguarda la musica. Con 23esima strada vogliamo creare qualcosa che riguardasse appunto il cinema. Tra virgolette, inizialmente è partita male perché non trovavo nessuno. Poi sono riuscito a rimettermi in contatto con due miei vecchi amici con la quale noi già facevamo qualcosa tempo fa. Chi lo conoscerà, John Danno, eccetera, eccetera. Che non ce ne vergogniamo di quello che abbiamo fatto, perché grazie a quello che abbiamo fatto una volta, oggi come oggi riusciamo a realizzare cose migliori sicuramente. Quindi abbiamo deciso di iniziare un progetto. Questo progetto doveva riguardare una serie pulp. L'abbiamo scritta, abbiamo iniziato a cercare le varie location, abbiamo iniziato a pensare i personaggi e tutto quanto. Solo che, parliamoci chiaro, per problemi di budget non si poteva fare perché servivano troppe persone. Quindi abbiamo detto facciamo un'altra cosa e tra l'altro abbiamo iniziato a scrivere a gennaio del 2014. Quindi noi proprio a gennaio del 2014 ci siamo seduti a tavolino. Si era fatto maggio e abbiamo iniziato a capire che non si poteva fare. E quindi abbiamo detto cosa facciamo? E ho pensato di rispolverare una vecchia serie che avevo scritto io, però non si poteva fare, anche questa per questione di budget, perché ci volevano troppe persone e troppe location, perché giustamente la location o te la prestano e tu la fai o gliela devi pagare o te la sponsorizzano. Ma siccome siamo in Sicilia, più precisamente nella provincia di Messina, e quindi abbiamo detto azzeriamo tutto, cominciamo dall'inizio. Si era fatto giugno, dovevamo concretizzare mesi e mesi di parlare, di scrivere, ma poi non avevamo fatto niente. Facciamo qualcosa, facciamo così, azzeriamo tutto, ricominciamo da capo e vediamo di fare qualcosa che possiamo fare con quello che abbiamo. Cosa abbiamo fatto? Visto che tempo fa tutti quanti giocavamo a Softair, avevamo tanta attrezzatura, avevamo fatto John Danno con quell'attrezzatura, abbiamo detto, che poi tra l'altro John Danno non l'abbiamo finito per via di incomprensioni, facciamo una serie che riguarda lo spionaggio. Lo spionaggio, la vita militare e tutto quanto, come John Danno. Però giustamente eravamo tutti d'accordo di non fare una cosa come John Danno, ma di fare una cosa nuova, quindi sicuramente seria, non più battute stupide, non più tutte queste cose qua. Abbiamo detto facciamo una cosa normale, un film bello, psicologico, che parla di un soldato, eccetera eccetera. E quindi abbiamo deciso di scrivere una nuova serie sulla base di John Danno. Ma questo sulla base di John Danno non vuol dire che noi abbiamo preso John Danno e l'abbiamo rifatto, vuol dire che abbiamo preso John Danno, l'abbiamo distrutto, perché ovviamente la serie non si è mai completata quella lì. Quindi potevamo spaziare da quell'idea. Quindi abbiamo preso John Danno, l'abbiamo distrutto e l'abbiamo ricostruito, ovviamente in maniera seria. L'abbiamo ricostruito e da lì è nato Nemo. Ovviamente non sono mancati problemi, perché dal momento in cui noi abbiamo finito di scrivere la serie, subito ci siamo messi a cercare sponsor.
e sponsor non ne abbiamo trovato, o perlomeno ne abbiamo trovato pochissimi, e quelli che ci hanno potuto dare dei soldi sono stati ancora meno, perché giustamente in questo lavoro se non si ha un budget non si può fare niente, tra virgolette, si può fare il giusto. Noi abbiamo cercato di fare il giusto con quello che avevamo. Erano i primi di giugno, era circa il 10, così non mi ricordo precisamente. Abbiamo iniziato le riprese, abbiamo iniziato così molto alla leggera, va, non sapevamo più o meno ancora dove volevamo arrivare, perché la serie era tutta scritta, ok, c'era tutto, però ancora mancavano alcune cose, tipo mancava un personaggio principale che era alla fine, però abbiamo detto iniziamo, perché se non iniziamo non inizieremo mai più. Poi c'era un altro personaggio che è la ragazza che la vedrete, che la doveva fare un'altra ragazza, e ci aveva detto sì, poi ci ha detto no, e quindi abbiamo dovuto ripiegare e pensare a qualcosa di diverso. Abbiamo detto chi lo può fare, abbiamo chiamato Viviana ha accettato, e quindi siamo arrivati a pelo a trovare la ragazza. Voi direte, non ci potevate pensare prima a Viviana? Sì, però giustamente Viviana aveva altro da fare, non pensavo io che si potesse impegnare con noi. Anche perché fino a quando non sarà concreto ciò che andremo a fare, giustamente per noi sarà una passione. Se poi riusciremo a tramutare questa passione in qualcos'altro, ben venga. Lei aveva già impegni lavorativi e altro. Comunque, abbiamo iniziato le riprese e tutto quanto, avevamo trovato l'attore principale finale, ma poi ci ha bidonato e abbiamo dovuto trovarne un altro. Il caldo bestiale, che non vi dico, che abbiamo preso quest'estate, perché giustamente per arrivare a finire la sceneggiatura a giugno abbiamo girato ovviamente in estate, e quindi con la mimetica in estate non lo consiglio a nessuno, impossibile, una cosa allucinante. Ovviamente per questa serie ci dovevamo finanziare in qualche modo, perché giustamente c'è chi non lavora, c'è invece chi lavora, ma giustamente guadagna quello che guadagna, perché i tempi sono quelli che sono. Di conseguenza abbiamo dovuto iniziare a darci sotto con i videoclip musicali. Quindi la mattina noi giravamo la serie, il pomeriggio i videoclip musicali, e via così fino alla notte, perché giustamente il videoclip lo devi girare, poi lo devi montare, la mattina dopo ti devi svegliare, il pomeriggio un altro videoclip, la mattina un'altra cosa, quello, e praticamente abbiamo passato un'estate tipo che avremmo dormito sì e no 3 ore a notte, però alla fine penso che ne sia valsa la pena. Non sarei qui a parlarvene se non fossi contento di quello che siamo riusciti a fare. Ci tengo a precisare che la serie è stata realizzata da 3 persone. Questo non lo dico per vantarci, perché probabilmente a molti farà cagare, però è giusto che io lo dica, perché noi siamo abbastanza puntigliosi nel nostro lavoro e sappiamo già quali sono i problemi che abbiamo avuto durante le riprese e quali sono le cose che ci sono riuscite bene senza alcun problema. Perché giustamente realizzare una serie di 4 puntate, che praticamente se tu le unisci è come se hai realizzato un mediometraggio di 50 minuti, così, un'oretta, quindi è diciamo quasi un film, è allucinante, perché ci sono tantissime cose da tenere in conto, poi giustamente non avere il budget per pagare attori e dover recitare tu stesso nella serie e poi metterti dietro la telecamera per riprendere l'altro è la cosa più assurda del mondo. Quindi se volete fare anche voi questa cosa, sappiate che non è assolutamente facile, anzi è un abisso di difficoltà, però se avete la volontà ci riuscite. Ora ci tengo a ringraziare un po' di persone, perché grazie a queste persone noi siamo riusciti a fare un bel lavoro. Io posso dire, non posso dire ottimo perché sarebbe una cosa di parte, posso dire un bel lavoro. Siamo riusciti a realizzare quello che volevamo e questa è la cosa più importante. Poi che piaccia o non piaccia sta a voi, noi aspettiamo i vostri commenti, accettiamo tutto. Voglio ringraziare Carmelo Farini, che all'inizio quando l'ho chiamato a gennaio era titubante e tutto quello che vuoi, ma voglio fare una cosa fatta bene, però alla fine siamo riusciti a fargli inquadrare il progetto. Carmelo Cambria, che lui già
prima mi aveva dato il suo ok per realizzare qualcosa. Voglio ringraziare a Peppe La Spada che ci sta curando la colonna sonora, le musiche, proprio si sta mettendo di santa pazienza, mettendo da parte il lavoro per un attimino per realizzare le nostre colonne sonore. Voglio ringraziare Viviana che ha messo il suo tempo a nostra disposizione. Voglio ringraziare Nicola, un grandissimo amico che ci ha aiutato e ha anche recitato nella serie, lo vedrete soprattutto nella seconda serie, se speriamo si possa fare. Voglio ringraziare Antenna del Mediterraneo, Fabio e Pippo che ci hanno supportato. Voglio ringraziare Ramona che è la nostra giornalista. Voglio ringraziare Carmelo Popolo che ha accettato di fare la sua parte così da un giorno all'altro, perché giustamente non sappiamo a chi chiamare, ci è venuto questo flash e abbiamo deciso di chiamare lui e ha accettato e ha veramente recitato Zenith. Voglio ringraziare gli sponsor che grazie ai quali siamo riusciti almeno a mettere la benzina nella macchina per spostarci da una location all'altra. Voglio ringraziare Samantha Bartolone che ha fatto la controfigura di Viviana il giorno che Viviana era partita, quindi dovevamo girare per forza le scene e abbiamo dovuto cercare lei. Voglio ringraziare Shaq che ha fatto la sigla di Nemo che sentirete. Voglio ringraziare Anna Ruolo che ha curato la parte costumi di questo progetto, quindi lei ha realizzato il costume di Hakim, il costume di Samir e poi ci ha dato delle dritte su come impostare gli altri costumi. Poi voglio ringraziare Chiara Cavatoi che ha cantato l'altra sigla di Nemo, tra l'altro bellissima la canzone, veramente uno spettacolo, come quella di Shaq sono venute due bombe, almeno a chi non piacerà la serie si ascolterà le canzoni. Poi voglio ringraziare gli sponsor, cioè la Kerson Viaggi, poi Bodiem di Bonanno, l'Associazione Teatrale delle Nuove Immagini, l'Armeria Venanzio Italiano, Izzi Tattoo di Vincenzo Izzi, grandissimo. Poi voglio ringraziare All'Infissi di Mondi Alberto e Piromagic e Sigma Manutenzioni. Grazie a tutti, veramente, spero di non aver dimenticato nessuno e che dire, il 23 esce la serie, andatevela a guardare. Diteci se vi piace o no, soprattutto ragazzi condividetela, perché solo con le condivisioni noi riusciremo a fare qualcosina, perché se riusciamo a far vedere questa serie a più gente possibile, ovviamente se vi piace, riusciremo a guadagnare qualcosina, almeno a rientrare nelle spese e a poter creare un altro progetto per la prossima stagione. Quindi grazie di tutto, grazie per il tempo che avete dedicato a guardare questo video, scusate se mi sono dilungato, niente. Se ho dimenticato qualcuno, ripeto, mi scuso ancora, lo citerò dopo nel prossimo vlog. Aspettiamo Nemo dal 23 dicembre, tutti i martedì alle 16 su Antenna del Mediterraneo e alle 17 uscirà su YouTube nel nostro canale 23esima strada, iscrivetevi, mettetevi mi piace alla pagina di 23esima strada film e studio 23 e in replica ogni martedì alle 22:30 sempre su Antenna del Mediterraneo. Grazie a tutti, ciao!